Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare l'unboxing della One Up Box del mese di gennaio. E noto con piacere che ogni volta che mi arrivano queste scatole sono sempre più aperte e devastate. Tra l'altro, cioè, si vede praticamente attraverso cosa c'è qua dentro. Sicuro, spero non mi abbiano inculato la roba, perché sennò mi incazzerei non poco. Quindi andiamo a controllare e apriamo subito col nostro magico taglierino tutto sgarruccato, mentre siamo facendo un'operazione di qualità col bisturi, e andiamo a vedere cosa offre la One Up Box di gennaio, che era tema Transform, se non sbaglio. Quindi si può ritrovare come minimo un Optimus Prime in scala 1-1 gigante. Ok, esattamente quello che avevo predetto, perché apro e la prima cosa che mi trovo è un Kirby gigante. Tra l'altro è anche bello pesante, c'ha il pesi sui piedi. Ok, è diversissimo dall'Optimus Prime che speravo di trovare, ma è figo lo stesso. È puccioso e patatoso. Poi abbiamo un polsino di Adventure Time. Io non guardo Adventure Time, non uso polsini, quindi penso che questo lo regalerò a qualcuno lanciandolo fuori dal balcone. Cos'è sta roba? Un Mutant Spider Necklace. Una collana abbastanza discreta, anche con una ragnatela e il ragno di Spider-Man. Ok, diciamo che quel tipico gioiello che puoi mettere quando vai a ballare il sabato sera per fare lo sgargiante e il figo in discoteca. La maglietta, che è a tema Mega Man se non sbaglio, farò un fail esagerato perché non so se è Mega Man. Credo sia Mega Man, intanto si sta spaccando tutto. Eccola qua. Cioè, sono un po' deluso dal fatto che non ci sia niente di Transformers in una scatola tema Transform, se devo essere sincero. Poi abbiamo la spillettina del mese con un bellissimo Hulk che sta facendo Wrecking Ball sulla palla in stile Miley Cyrus. La spilla questa è veramente figa. Poi abbiamo degli adesivi. Io odio i fottuti adesivi. Comunque, boh, abbiamo degli adesivi sempre a tema Super Mario, penso, perché c'è il fiore, la stella, il fungo, il guscio. Ah, questi però sono fighi, cazzo. Questi sono tatuaggi fighissimi, sono tatuaggi giganti con Iron Man e Hulk. Questi sono veramente fighi, cazzo. Me li devo fare sui due pettorali, uno qua e uno a sinistra, in modo da far ballare le tette poi. E poi abbiamo appunto il resoconto del mese, che era tema Transform. Sì, la maglia era tema Mega Man, era fatto Mega Millionaire, era tipo un mashup tra Mega Man e non so cosa. E niente, questa era la scatola tema Transform di One Up Box, che vola via. Niente ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere qua sotto con un commentino le solite cose, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. Se qualcuno vuole il polsino di Adventure Time, glielo regalerò a Cartoomix. Vi lascio inoltre qui sotto nella info box il link nel quale potrete iscrivervi per la prossima One Up Box del mese di febbraio. Vi lascio come al solito i vari social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete questo video come al solito su Facebook, su Twitter e su YouPorn, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!